Ciao a tutti ragazzi, sono Algisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox. Non ho la bile di dire quello che dobbiamo fare. Ok, oggi però voglio fare. Ok, devo tornare a casa. Ecco, succede quello. Ah! Oh, c'è Luna! Ehi, Luna! Ciao Gio! Torni a casa anche tu? No, no. Non è Mega Man, vero? Oh no, il cuore mi batte all'impazzata. Stai bene? Hai una faccia strana. Sto bene. A forza, andiamo. Ho una chiamata sul mio transfer. Scusami, Luna. Pronto? Geostellar, voglio mostrarti qualcosa di interessante. Quindi vieni immediatamente a Times Square. Eh? So che sei Mega Man. What? Cosa? What? Di cosa stava parlando? Non saprei, ma è meglio scoprirlo. Vediamo cosa succede a Times Square. Ok. Ehi! È successo qualcosa? Beh, qualcosa di pericoloso? Non lo so ancora. Voglio andare a controllare Times Square. Ehi! Cosa? Stai attento, intesi? Non ti devi preoccupare per me. Non scherzo! Siamo brother, è normale. Grazie. A dopo. Times Square. E sembra tutto normale per adesso. No, però c'è tanta gente radunata. Bumble bumble. Cosa succede? Non sapevi che ti ho sempre odiato, vero? Solo sentire il tuo nome mi dà i nervi. Combattiamo? Ehi, io. Metti il tuo visualizzer. Oh, già. What? Cos'è? Ci sono strane onde M intorno a loro. Più? Vuol dire positivo? Forse è per quello che combattono. La persona al telefono mi ha detto che voleva che vedessi una cosa interessante, no? Forse era questo che intendeva. Forse hai ragione. E adesso cosa pensi di fare? Non mi piace di far finta di niente. Voglio capire chi era al telefono. Va bene, usiamo l'onda in e scopriamo cosa sono quelle onde. Ok ragazzi, ci siamo. Ok, sbarazziamoci di quelle strane sfere onda. Sì. E questa è fatta. Ehi tu. No. Meno stavolta. Cosa credi di fare? Stavo per dire la stessa cosa. Di nuovo? Stavolta sono meno, quindi due onde più e due onde meno si respingono? Sarà proprio sia così. Queste onde causano problemi fra gli umani. Proprio come una calamita su. Come osi? No, no. Ah, povero sciocco. Non finirà mai. Allora cosa facciamo? Troviamo la fonte di quelle onde. Deve essere da qualche parte in questa zona. Che bello. Più più, meno meno. Ehi, che faccia sospetta? Finalmente sei qui, Mega Man. Ci sei tu dietro a quelle strane onde. Una persona mi ha dato il potere. Ho il compito di distruggere tutto il Brother Man, facendo litigare i Brother. Distruggere le Brother Man. Allora quelle persone che litigavano, bingo, sono tutti Brother. E perché fai tutto ciò? Quella persona odia le Brother Man. Non ci arrivi proprio? Ecco perché le eliminerò tutte. Sei spregevole. Ehi Geo, sbrighiamoci a sistemare e sistemiamo questo tizio. Sì, non possiamo dargli scampo. Non rovinerete i miei piani. Ah, un Jammer sempre, Jammer 2. L'abbiamo già eliminato. Ragazzi, lo sto malmenando leggermente. Ora. Ok, abbastanza semplice, che dite. Ah! Ah, sono sospese però le onde. Bene. Wow. Beh, così si risolve un problema, eh? Che sto facendo? Ero davvero arrabbiata per qualcosa. Cosa ti preoccupa così tanto? Non lo so, e a te? Ok,
Fio! La faccenda è risolta, spero. Spero proprio di sì. Usiamo l'onda out per ora. Ah, l'ha usata lui. Tornare a casa è un'ottima idea. No! Pronto? Ti sei divertito a guardare il brother lottare? È lo stesso tizio di prima! Ma non era uno spettacolo poi così scioccante. Come appena visto, porto solo alla luce le falsità di questo mondo. Falsità come le Brother Band, ad esempio. Ma chi diavolo sei? Io? Io sono Ray. Sempre più intrigante la faccenda. Attaccato. Ehi, hai mai sentito parlare di un certo Ray? No, mai. Allora non possiamo farci niente, giusto? Per oggi non possiamo fare altro... Già. Andiamo a casa. No, ma c'è un altro filmato. Non ce la farò mai per caso. Geo! Chi è questo qua? Oh, ehi, Pat! Ah, è Pat! Non è il tizio travestito da Pat, vero? No, ok, è Pat. Che coincidenza, eh? Già. Sei qui a fare per spese? Più o meno. E tu? Io? Dovevo fare una cosa. A dire il vero, mi chiedevo se potessimo andare a quel bar a fare due chiacchiere. Se per te va bene... certo! Ah, ok. C'è il dottor. Sai, volevo dirtelo da tempo. Mi sembri più felice, Diego. O è solo un'impressione? Tu dici? Non saprei dirti. Ma ora ho degli amici e la scuola non è più così male. Non è poi così male. Così forse un po' sono cambiato. Mi ci sento diverso. Non devi dirmelo se non ti va. Ma perché non sei mai venuto a scuola in tutto questo tempo? Beh, mio padre... Quando scomparve dopo l'incidente fu un vero shock per me. Oh, scusa, forse non avrei dovuto chiedertelo. No, non importa. Ma la cosa non mi sorprende comunque. La mia situazione è simile a Geo. Eh? Davvero? Anch'io non ho papà. Ma nel mio caso mi manca anche la mamma. Povero. Pat, non hai né papà, né mamma né papà. L'avevo capito fin da quando ti ho conosciuto. Sembravi capirmi al volo. Volevo sapere la tua storia e raccontare la mia. A te. Qualche minuto dopo, il Belvedere è proprio vicino a casa mia. Ci vado sempre ad ammirare le stelle. Solo così riesco a dimenticare il dolore dell'assenza di mio papà. Un posto dove sentirsi un po' meglio. Anch'io ho un posto simile. Davvero? E com'è il tuo rifugio? Beh, credo sia meglio se lo vedi di persona. Cosa? Ora? Vorrei davvero mostrartelo a qualcuno che condivide il mio stesso dolore. Ok. Il mio rifugio si chiama Isola dei Sogni. Dovremmo salire su un autobus per andarci. Dai, andiamo. Ma togliete sta musica straziante. Oh, perfetto, meno male. C'è un parco poco più avanti. Il posto che voglio mostrarti è sul retro. Dai, andiamo. Ah, ok, sta facendo lui. Che posto è mai questo? Questo giardino è la mia tana. Vengo qui quando soffro. È stupendo. È davvero un posto favoloso. Mio papà partì per lo spazio. Ah, si sta raccontando la storia. E sulla stazione spaziale dove si trovava ci fu un incidente e... è ancora là fuori, da qualche parte. Certo che deve essere stato terribile. Già. Da allora ho paura di affezionarmi troppo alle persone. Mi dico sempre, il dolore il dolore di perdere un tuo caro è troppo e dovrei stare da solo, così non soffrirò più. Ecco perché non venivo a scuola. Capisco. Forse ti suonerà un po' strano, Geo, ma ti ringrazio per esserti confidato. Oh, non devi ringraziarmi. La prossima volta ti dirò di più di me. Vuoi sapere perché non hai genitori? Sì, certo. Allora andiamo via. Sarà più facile per me spiegartelo. Vieni con me? Innanzitutto andiamocene dal giardino. Cos'è una discarica questa? Cosa c'entra con la sua storia una discarica, scusa? C'è così tanta spazzatura. È qui che scaricano la spazzatura di questa zona. La selezione dei rifiuti è svolta da robot classificatori. Il posto che voglio mostrarti più avanti. Andiamo. Devo andarci io? Sì, devo andarci io. Qui? Che cos'è questo posto? Qui è dove mi hanno buttato via. Cosa? È dove mi hanno buttato via? Cosa?
Sei sorpreso? Abbandonato, sì, abbandonato. 10 anni fa ero ancora un neonato. Mi hanno abbandonato proprio qui. Un robot classificatore mi ritrovò avvolto in un panno su cui ho scritto Pat. Ed è così che mi hanno chiamato. In seguito mi hanno mandato in un orfanotrofio e sono divenuto quello che sono oggi. Pat. Sembri molto sorpreso da ciò che ho detto. Sì, in effetti... Ehi, Pat! Odio i tuoi genitori per averti lasciato. No, non proprio. Ora sono vivo, devo continuare a vivere. Quello è il mio unico pensiero. Sei davvero forte. No, no, davvero. Non credo proprio. Grazie di avermi ascoltato. Per me è importante. Questa è la prima volta che racconto la mia storia. Davvero? Pensavo davvero che fossi la persona giusta con cui poterne parlare. Pat. Ride. Si è messo a ridere, ok. Abbiamo parlato un sacco oggi, vero? Ci sono ancora tante cose che voglio dirti, ma si è fatto tardi, dovremmo tornare a casa. Ma tristissimo, la tua storia, vabbè, torniamo a casa, per favore. Ancora, Ray! Mamma mia, si rompe. Una chiamata. Pronto? Ehi, sei quel tizio di prima. Cosa vuoi adesso? Ascolta bene, voglio dirti una cosa. Attento a non farti scaricare là in mezzo. Ha riattaccato. Cosa diavolo vorrà dire scaricare? Scaricare? Non ne ho proprio idea. Vabbè, ci penseremo dopo. Andiamo a casa ora. Sì. What? Cosa succede? Allarme intruso, allarme intruso. Cosa stanno facendo i robot classificatori? Allarme intruso, allarme intruso. Intruso? Inizio di scarica immediata. Discarica? Non significa che... Oddio. Io? Allarme intruso, allarme intruso. No, mi hanno bloccato tutte le strade. Sono anche qui. Devo essere io quello che cercano. Ma perché? Ah, è Pat. No, oddio, Pat. No. Dov'è? Non l'avranno scaricato, vero? Jay, un vicolo cieco. Presto, metti visualizzare. Ok. Che culo, c'è un vortex. Ah! Un vortex. Scappiamo nel mondo delle onde. Presto! Ricevuto. Cambio un DM. Giustello, sei in onda. Ci è mancato davvero poco. Non rilassarti. Quei robot volevano te. Quindi forse qualcuno li sta controllando. La persona al telefono? Direi che le cose sono collegate. Forse ancora nei paraggi. Troviamolo e facciamogliela pagare. Sì. Ok ragazzi, però troveremo Ray nel prossimo episodio. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Assorbilo! Ora si distrugge tutto. Non me ne frega, assorbilo! Fai qualcosa! Sei morto. Cosa? Cosa sta? Ce li ha tolti. Nera? La pistola è nera, raga. What? Fai qualcosa. Dio, cosa sta succedendo? Cosa è successo? Ho un cubo. Ho un cubo nero. Cos'è sta morte?